Buona giornata a tutti, eccoci qua. Io sono Claudio Simeoni, che conduce la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo da microfoni Radio Gamma 5, insieme a Francesco. Salve a tutti. Claudio Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, anche se qualcuno fa un po' fio di puttana con l'istituto, mettendo in mezzo a cose assurde. Beh, siamo abituati, d'altronde chi si mette in mezzo a cose assurde verrà giustamente prima o poi sistemato, insomma, si sistemerà da solo. Sì, si sistemerà da solo. La stupidità delle persone che si tirano in mezzo, insomma, penso è abbastanza quantificabile, visibile e non crea problemi. Allora, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Boh, allora, già prima con Franco vi ho accennato che io sono piuttosto stanco dalla festa di Beltane che è stata fatta. Adesso io lascerò i microfoni a Francesco, che vi parlerà della festa di Beltane, dell'insieme e di come è stato vissuto, delle sue percezioni, del vissuto in generale. Io non vi parlerò della festa di Beltane, però farò tutta la trasmissione di questa sera, dalle 19 alle 20, su quello che è successo a Beltane. Per me è la cosa più grossa a quale io abbia assistito. Non tanto per Beltane in se stesso, ma per quello che è successo. Per cui Francesco adesso vi parlerà di Beltane, di quello snale. Io vi parlerò invece della magia e della stragoneria che si è generata a Beltane, in questo Beltane. Pertanto, su questo Beltane, sì. E in quella situazione. Allora, concordo anch'io con Claudio, che appunto con questo Beltane c'è stato un salto di qualità di certe esatto. cose. E allora io dalle 19 alle 20 farò questo, però siccome l'ho scritto, l'ho fatto ieri in fretta, perché finito lunedì la festa, messo a posto alcune cose, martedì sono venuto qui da Franco invece aveva saltato, io non avevo sentito che aveva saltato perché sono venuto qui per niente, ho avuto soltanto ieri pomeriggio, ho buttato giù in fretta e furia l'ho scritto, chiaramente è da mettere a posto, però è sufficiente per dare un'idea di quello che è successo a Beltane. Pertanto parleremo dalle 19 alle 20, trasmissione sarà tutta sulla magia di questo Beltane, cioè di quello che è successo a Beltane. Adesso lascio i microfoni a Francesco, che vi parlerà sia questo e sia altre cose, e dopo riprenderemo il mobbing, perché adesso che ho finito tutti gli impegni cominceremo, fra poco comincerò o Esiodo o la Teogonia di Esiodo, o prenderò le colonne del cielo, vedremo un attimo, o faremo anche alternati. Francesco, a te. Sì, beh, la festa di Beltane che abbiamo fatto a Iesio è stata una festa molto importante, anche perché appunto era la prosecuzione di tutta una serie di feste che si tengono dal 94 in maniera regolare su Beltane e Halloween. Era la prima volta che veniva organizzata una festa pagana a Jesolo e nel evento di 2 giorni di durata, che poi tra l'altro era pubblica in quanto esisteva un sito su internet che annunciava la festa, l'avevamo annunciato in radio. Ecco, l'unico diciamo particolare che mi è dispiaciuto è che gli amici di Sacre Radici non hanno tenuto molto bene i collegamenti con i vari gruppi pagani. Infatti è successo che, ad esempio, gli amici di Ferrara, che li ho contattati io in ritardo perché pensavo fossero contattati dal gruppo Sacre Radici, non avendo avuto informazioni, hanno organizzato anche loro una festa di Beltane. Ci siamo trovati che a Jesolo c'era la festa di Beltane e a Ferrara c'era un'altra festa di Beltane. Comunque, quando si dice poco, quando si dice tanto, comunque anche gli amici di Ferrara che conosco e cui sono in buoni rapporti e che sono gente veramente in gamba e ben ferrata, insomma, hanno organizzato questa festa di Beltane, che vuol dire che le cose si stanno sviluppando non soltanto per opera nostra. Bene, la festa di Beltane di Jesolo è stata una festa molto importante, c'è stato anche, è servita perché diciamo finalmente sono venuto anche in contatto varie realtà di paganesimi diversi, cioè nel senso che ormai si stanno demarcando le caratteristiche di tutti i pagani, ed oltre che per i rituali ben riusciti, c'è stata anche la possibilità per vari pagani di parlare, di discutere anche in maniera animata, ma è giusto che le discussioni avvengano in maniera animata perché sono sempre indici di una passione, di un pathos che le persone portano. Difatti alcuni pagani che erano la prima volta che parteciparono a questi tipi di rituali, nel momento delle discussioni, dei dibattiti, si sono anche preoccupati, ma non è che nel nostro modo di fare ci deve essere la tranquillità, la pace, la serenità, la beatitudine, in quanto ogni partecipante porta dentro di sé un fuoco e questo fuoco brucia, di conseguenza sprigiona l'energia. Ed è normale, certo è che per persone che si sono avvicinate a una realtà pagana per la prima volta,
certi rituali o certi dibattiti così, diciamo, che possono sembrare forti, hanno solo un problema di adattamento, cioè nel senso che chi è abituato a vedere le manifestazioni religiose di quelli che si dicono monteisti nel Veneto, avranno una differenza in quanto tutti i partecipanti hanno il diritto di manifestare qualcosa e hanno qualcosa da manifestare e hanno qualcosa da portare avanti, e soprattutto quando i pagani parlano, parlano per se stessi e non per dare un credo, una fede, un decalogo a qualcun altro. Fra poco anche sulla mailing list dovremmo chiarire alcune posizioni. Beh, giustamente, come qualcuno, quelli che hanno internet, se hanno andato a vedere la mailing list, il dibattito è abbastanza animato, ci sono varie iniziative, basta pensare che ad esempio ci sono delle iniziative anche a livello degli Stati Uniti, con alcuni amici che fanno che organizzano una festa e vanno a evocare una divinità di un panteo, vabbè, che noi non conosciamo tanto, però ci siamo anche meravigliati noi che questa divinità venisse evocata, e che significa che esiste una molteplicità di paganesimi ed è giusto ed è normale che questi paganesimi vengano a contatto e si scambiano. Allora, tornando sulla festa di Beltane di Jesolo, beh, dobbiamo ringraziare gli amici che ci hanno ospitato, per me è riuscita perfettamente. Bisogna dare anche un grazie pubblico al lavoro logistico che ha fatto Claudio, che è stato veramente... No, così c'entra poco. Vabbè, Claudio ha dato un notevole contributo logistico per quanto riguardava appunto la parte tecnica della manifestazione, della riuscita. Saluto tutti quanti i pagani che hanno partecipato a questo rituale e io appunto vado allora a elencare il calendario delle due giornate. Allora, domenica c'è stato l'arrivo, siamo arrivati appunto... La festa è cominciata prima del previsto, perché noi avevamo un annuncio pubblico che ricominciava alle 14:30, in realtà è cominciata verso mezzogiorno, un po' prima, perché tutti quanti i pagani sono arrivati prima. Esatto. Col desiderio di partecipare, di bruciare le tappe, abbiamo cominciato prima. E c'è stata appunto la presentazione, perché c'erano molte persone che non si conoscevano fra di loro. C'è stato appunto poi verso le 3 il rituale di presentazione, in cui abbiamo usato un testimone un po' particolare, perché in questo punto, nel senso che quando c'è il cerchio di presentazione non si parla accavallandosi sugli altri, ma parla soltanto quelli che hanno un testimone in mano, di conseguenza gli altri ascoltano e per parlare devono avere il testimone in mano, in maniera tale che si riesce anche a armonizzare il dibattito e la presentazione delle cose. Presentato questo, c'è stato appunto un rituale per chi ha voluto partecipare. Io ed altri non abbiamo partecipato, sia per impostazioni nostre, sia per problemi logistici, ma anche e soprattutto per impostazioni nostre, però questo nulla toglie che abbiamo fatto di tutto perché quelli che hanno partecipato alla targia siano tranquilli. Sono stati tranquilli, io, Claudio e altri abbiamo fatto da guardiani, altri hanno fatto una targia. Fatto questo... La targia è la danza spontanea. Sì, esatto. Fatta appunto anche in mezzo al bosco, ben riuscita, con la musica e così via. Ecco, comunque proseguendo appunto la festa, la sera è stato diciamo, l'effetto più bello, che c'è stato un bellissimo fuoco che è durato abbastanza, ci siamo anche scatenati con strumenti musicali. Di quel fuoco vi parlerò fra le 19 e le 20. Ecco, difatti era un fuoco incredibilmente bello e anche intorno al fuoco è stato importante perché sono usciti... le varie interpretazioni che le persone danno del fuoco e i vari rapporti che hanno le persone con il fuoco. Logicamente anche il fuoco ha una sua anima, ha una sua volontà, ha un suo desiderio e anche lui ha partecipato al rituale, cioè nel senso che non è che noi abbiamo solo utilizzato il fuoco come strumento, il fuoco ha utilizzato anche tutto quanto l'interesse, tutta quanta la passione, tutto il desiderio, tutte quante le aspirazioni che i partecipanti intorno a questo fuoco sacro avevano. Perciò è stata una forza, diciamo, di evocazione, di presenza non indifferente da quella del fuoco. Gli strumenti musicali hanno dato al massimo, fatto sta che sono intervenuti anche i vigili di Jesolo. Sì, sono intervenuti quando ormai il silenzio era assoluto, anche perché non è che facciamo casino tanto per fare il casino, cioè... I rumori e i suoni hanno iniziato praticamente al tramonto e già prima delle 10 erano cessati, il grande suono era cessato e praticamente c'era invece la concentrazione, esatto. C'era tutto il resto che continuava, c'erano le storie che venivano raccontate e il resto. Sì, infatti c'è anche, cioè, appunto, sono stati... Appunto la parte musicale non veniva fatta tanto in quanto manifestazione puramente artistica, ma veniva fatta come un momento di evocazione, di manifestazione, di fusione, perché logicamente il suonare assieme implica una comunicazione sonora che non è verbale, che logicamente poi
come repertorio musicale eravamo anche ben forniti di vari strumenti musicali, perciò c'è stata la possibilità di usare anche diversi suoni, diversi appunto anche rumori e varie cose, in che appunto serviva questo. Terminato appunto la fase, diciamo, evocativa tramite il suono, ci si è passato appunto a discutere, a parlare, anche tramite, ad esempio, qualcuno raccontava, faceva dei racconti, raccontava delle storie, delle mitologie, e questo è servito anche appunto per comunicare alcune cose, si è anche dibattuto sul fuoco, intorno appunto al fuoco, e questo è stato anche molto importante, anche appunto perché il fuoco effettivamente nella notte del 30 di aprile è stato veramente un molto fuoco particolare, eccezionale. Ne parlerò, tutta la trasmissione di stasera parleremo di quel fuoco. La mattina successiva appunto c'è stata la preparazione molto laboriosa del palo di maggio, che è ben riuscito, nel senso che a parte in molti nastri colorati, la partecipazione all'albero di maggio è stata veramente incredibile da parte di tutte quante le persone. Meno io. Sì, beh, Claudio. Io infatti non ho partecipato. Sì, Claudio non ha voluto partecipare, ma d'altronde in tutti i rituali che si fanno non esiste mai l'obbligo di partecipazione, e non esiste neanche lo stupore da parte di chi partecipa, dice perché non partecipa, cioè nessuno mi aveva da chiedere a una persona perché non hai partecipato all'albero di maggio, perché ognuno partecipa a Beltane per la propria volontà, per il proprio desiderio, per il proprio piacere e col proprio riferimento. Certo, qualcuno me lo ha anche chiesto, sì, e chiaramente gli ho risposto, cioè gli ho detto il mio sentire, la mia percezione, il mio modo di essere, il mio modo di rappresentarmi col mondo, che era diverso da quel tipo di rappresentazione, mentre era vicinissima per esempio a quasi tutti i partecipanti, solo io mi sono chiamato fuori, diciamo. Sì, ecco, di conseguenza l'albero di maggio è durato anche parecchio, perché quest'anno avevamo nastri abbastanza lunghi, perciò abbiamo dovuto correre parecchio per avvolgere tutti quanti i nastri, perché l'albero di maggio, forse l'ho già parlato comunque praticamente, è un antico rituale, fu ripristinato in Europa con la rivoluzione francese come albero della libertà. Cioè praticamente esiste un palo centrale a cui vengono legati dei nastri colorati, e le persone danzando incontro, chi in senso orario, chi in senso antiorario, passando una volta a destra, una volta a sinistra della persona che si incontra, si intreccia, si crea un nodo e alla fine viene legato, e abbiamo un palo colorato. Anticamente era appunto l'albero di maggio, e logicamente questo simbolo era utilizzato durante la Rivoluzione francese come l'albero della libertà. E aveva appunto, perché implicava la volontà delle persone di partecipare all'albero. La molteplicità dei colori significa la molteplicità e la diversità delle persone, e la volontà di creare un qualcosa di comune, però con tutta la partecipazione di tutti. E questo appunto era un rituale antichissimo che è stato ripristinato, che è sopravvissuto anche in epoche correnti, e adesso è molto utilizzato all'interno di tutte quante le ritualità di tipo pagano, neopagano, della Wicca anche americana e così via. L'albero è molto riuscito anche appunto per quanto riguardava lo spirito dei partecipanti, la volontà e il desiderio. Ha avuto un buon successo, abbiamo concluso con una grande abbuffata il Beltane il 1° maggio, soddisfatti anche del fallimento del giubileo carnevalesco del 1° maggio. Sì, in effetti penso che i nostri strali abbiano raggiunto chi di dovere. Beh, penso che la carica di energia che è sprecciata da Beltane abbia annientato parecchio della schifezza del carnevale. Diciamo dai Beltane a sto punto, perché se siamo a conoscenza di due vuol dire che almeno una decina sono stati fatti in tutta Italia, sicuramente. Sì, tenendo conto che gli amici di Ferrara io li conosco bene e sono in contatto da loro da parecchi anni, sono persone che dal punto di vista pagano hanno una forte percezione, perciò penso che anche questo solo semplice ponte Jesolo Ferrara con due feste di Beltane così vicino, penso che l'energia che si è sprigionata sia stata incredibile, anche perché sia noi molti di noi che hanno partecipato a Beltane già avevano partecipato ai Beltane precedenti, più c'erano persone nuove che non avevano mai partecipato a nessuna festa pagana, che però hanno partecipato soprattutto con la loro persona, con il loro desiderio, la loro passione, cioè nel senso che nessuno è stato passivo rispetto alla celebrazione di Beltane. Questa è la cosa fondamentale, cioè nel senso che non sono esistiti i sacerdoti, non sono esistite le regole, cioè che ogni cosa che veniva fatta veniva prima, se ne parlava, perché ad esempio per chi non aveva mai fatto Beltane non si dice tu devi fare questo. Prima si parlava di adesso noi facciamo questo, lo facciamo in questa maniera. E prima le persone potevano chiedere il significato, il valore, cosa rappresentava, e poi le persone erano invitate a dare un loro valore alla cosa, cioè nel senso che non dovevano accettare solamente questo, perché difatti il fatto stesso che venisse usato un nastro e ogni persona portasse un nastro colorato del colore che voleva
e che le persone dovessero contribuire all'albero di maggio significava che dovevano portare qualcosa, cioè che non erano dei semplici spettatori o che non erano degli attori, non erano delle comparse. Nessuno nella festa di Beltane è una comparsa, sono tutti quanti protagonisti, sono tutti quanti persone agenti e sono tutte persone che devono essere qualcosa e portano qualcosa. E penso che per questo Beltane sia riuscito, e penso che anche per questo il fuoco del 30 di aprile abbia avuto così importanza e così un buon ritorno. Se poi qualche ascoltatore che ha partecipato alla festa vuole intervenire al limite parlando delle sue esperienze, se ci sarà il tempo materiale di farlo, penso che potranno farlo. Adesso appunto io lascerei la parola a Claudio. Ecco, prima di passare appunto al discorso, non so se Claudio vuole aggiungere qualcosa di particolare sulla festa di Beltane, ma penso che... No, io parlerò soltanto stasera di Beltane, perché secondo me è troppo importante, anche perché riconduce a dei, non concetti, ma a una pratica pagana che è importantissima. Cioè, non è soltanto la libertà degli uomini che viene espressa, ma attraverso la nostra ricerca di libertà, la nostra esplosione del fuoco che abbiamo dentro, esplode tutto il mondo in cui viviamo. Cioè, la libertà nostra è la libertà del mondo, la libertà del mondo è la libertà nostra. Tanto più noi sviluppiamo questo, e tanto più il mondo genera ancora questo. Cioè, c'è un effetto valanga di libertà che si ripercuote su tutti. Per cui è importantissimo che andiamo a sottolineare questo, perché esistono dei fatti, cioè esistono delle condizioni attraverso le quali andiamo a liberare proprio gli esseri umani dai ceppi. Sì. Chiaramente questo non significa che l'essere umano domani è senza i ceppi, significa mettere in piedi un percorso virtuoso che fa nascere qua e là tutta una serie di percezioni. Cioè, uno magari sentiva il paganesimo dentro di sé, ma aveva paura ad affrontarlo per cose che dice il suo vicino, no? Ecco, questa paura viene a morire, cioè muore un po' alla volta, capisci? Quando muore questa paura, questa persona è un effetto destabilizzante rispetto al cristianesimo, cioè una persona libera, una persona che non ha più paura di affrontare questo, che cosa dice, sta altra cosa che pensa, e così via. Cioè, esiste tutto un movimento di trasformazione della vita, di cui queste celebrazioni, di cui questi riti hanno una parte fondamentale. Ed è questo che voglio parlare, perché è la vita che sboccia in fondo, cioè è la magia è trasformazione. Gli atti magici per eccellenza sono la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico, sono la nascita e la morte. Per cui ogni volta che una non consapevolezza diventa consapevole di se stessa in qualsiasi situazione, aiuta tutti quanti ad aumentare la propria consapevolezza, e questo significa aumentare la forza rispetto al mondo che ci circonda e attraverso la fondazione della propria vita. Per cui è di questo in effetti che voglio parlare stasera. Sì, ecco, io voglio dare due immagini molto belle. Il 30 di aprile, mentre c'era in corso la danza, diciamo, la danza, altri stavano preparando appunto lo spazio per fare l'albero di maggio e fare il falò. In quel momento sono arrivate due oche bellissime da nord, volando molto basse. Esatto. Hanno percorso tutto quanto il campo. Enormi. Ma erano gigantesche, erano bellissime, con una roba incredibile. Hanno percorso tutto quanto il campo dove noi eravamo e hanno girato sopra dove sarebbe la danza e se ne sono allontanate. Dopo, alla prima discussione che abbiamo fatto, è arrivato fuori il topolino dalle foglie. Sì. E dopo è arrivato l'orbettino. E finito l'albero di mentre stavamo chiudendo l'albero di maggio, sul canale è arrivato un cigno. Ecco, per cui fate un bovo, insomma, c'era un mondo che ci stava attorno. Esatto. Insomma, è stata appunto bello la scena finale in cui stavamo chiudendo, cioè stavamo praticamente avevamo chiuso contando quel coltello sacro, c'è tutta una ritualità dell'albero di maggio che non sto qui a raccontare. Perché appunto c'è l'invocazione ai quattro elementi, ai quattro angoli della terra, e al centro, che è la somma dei quattro elementi. E proprio nel momento in cui stavamo per riaprire il cerchio, per uscire dal cerchio magico tramite il coltello magico, in quel momento nel canale è arrivato tranquillamente, è arrivato un cigno che ha girato verso di noi ed è rimasto lì a guardarsi e poi se n'è andato. Cioè, proprio, che come immagine è molto bella, perché proprio, cioè, tu sei in mezzo alla campagna completamente, c'è questo canale, vedi questo cigno che viene verso di te, è uno spettacolo non indifferente. Certo. E nel momento in cui abbiamo chiuso la festa è arrivato l'airone, che ha attraversato di nuovo il campo sopra di noi, anche l'airone, cioè nel senso che dal punto di vista anche, diciamo, degli animali che possono essere chiamati del totem o degli animali simbolici, degli animali che sono delle divinità, c'è stata una presenza non indifferente. Basta pensare che ad esempio durante tutto il cerchio di presentazione, come diceva Claudio, mentre noi eravamo lì, poco distante c'era un topolino sotto le
Poi che continuava a muoversi senza problemi, indisturbato, insomma. Cioè, proprio, è stato veramente. L'orbettino l'ho preso io in velocità, l'ho preso in mano, però non voleva più lasciare la mano. No. Ecco, allora io, visto che ora io penso che la parte di presentazione di Beltane possa chiudersi qua. Se qualche ascoltatore poi vuole chiedere qualcosa di particolare, se ha interesse, può benissimo chiamare e noi, nel limite del possibile, daremo delle risposte. Io lancio il solito appello dell'8x1000. Visto che hanno cominciato anche la pubblicità dell'8x1000, hanno cominciato appunto a parlare del loro carnevale, hanno cominciato appunto a raccontarvi le solite storielle, le solite menzogne. Ricordo che si avvicina la dichiarazione dei redditi e l'8x1000 dato a tutte le chiese, non solo alle chiese, cioè, noi comprendiamo tutti, dagli ebrei ai buddisti, cioè non facciamo discriminazione di non facciamo discriminazione nel senso che qua li prendiamo tutti, sono sempre, per quanti possono sembrarvi insignificanti, sono sempre dei macigni posti sulla libertà della nostra società. Cioè, non pensate che una semplice firma 8x1000 a una delle chiese che hanno diritto dall'8x1000 sia una cosa di nessuna importanza. Ricordatevi che ogni gesto, anche il più semplice, anche quello che vi può sembrare più stupido, il più insignificante, quello che ha meno peso, ha sempre un'importanza capitale e soprattutto ne siete responsabili di quello che fanno. Beh, dice, io delego. La scelta di delegare è sempre una scelta irresponsabile. Perciò il fatto di pensare, di lasciarvi commuovere dalle immagini che vanno a utilizzare, perché sotto la Chiesa Cattolica con l'8x1000 ha la possibilità di finanziarsi con... Se vi fanno vedere il morto di fame e il prete che lo assiste, ricordate, quel morto di fame è stato fatto dal prete. Cioè la Chiesa Cattolica che costruisce la miseria, che dopo vada a fare l'assistenza alla miseria, è una presa in giro, veramente una porcata. Come diciamo sempre, pensate cosa potrebbe fare quel povero prete se non avesse poveri a cui portare d'aiuto? Cioè, lui ne ha bisogno dei poveri, cioè nel senso, e anzi, più questi sono disgraziati, più stanno male e più gli danno gratificazione alla sua necessità, più gli danno scopo, più gli danno illusione, più possono creare menzogna e più possono giustificarlo nel chiedere e nell'imporre le cose. I poveri li avrete sempre con voi e gli potete fare del bene ogni volta che voi ne avete voglia. Mm. Pazzo di Nazareth, Perciò l'8x1000, per quanto vi può non piacere, vi può essere antipatico, almeno dato per lo Stato, perché lo Stato almeno lo destina l'8x1000 a delle iniziative più utili, più necessarie rispetto a quello che può destinare una chiesa. Comunque in ogni caso lo Stato può cambiare, cioè lo Stato può modificarsi, la verità del macellaio Sodoma e Gomorra non si modifica. Ricordate, i campi di sterminio non vengono rimossi. Ecco, va bene. Io lascio il via a Claudio. Allora, io riprendo il discorso sul mobbing e sulla strategia della stregoneria per uscire dal mobbing. Vi ricordo che una volta che si è sotto mobbing, in realtà non si è messo in essere nessuna strategia e si è subita l'azione in cui si sta vivendo. Però, nonostante questo, la stregoneria dice che usando l'intento, manipolando l'arte dell'agguato, manipolando la propria attenzione, chiedendosi il perché delle cose, è possibile mettere in essere una strategia di uscita dal mobbing. E anche se quella strategia non è sufficiente per farvi uscire dal mobbing, è sufficiente per iniziare un cammino affinché quando cessa quell'azione di mobbing siete pronti ad essere attenti affinché un'altra azione di mobbing non venga a costruirsi. E stiamo sviluppando quella che è l'arte dell'agguato, come è stata presentata nel crogiolo dei quattro canti del mondo. E abbiamo parlato, la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Abbiamo parlato, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Abbiamo parlato, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Abbiamo detto, l'intento della tigre è il suo bisogno, l'intento interno alla tigre. Abbiamo detto, la tigre individua l'obiettivo del suo intento. Abbiamo detto, la tigre osserva l'oggetto. E cominceremo stasera con la tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. Vi ricordo che io vi do i principi generali, ma questi principi generali devono essere riempiti da voi, cioè siete voi che dovete sapere quali sono le vostre possibilità, siete voi che dovete analizzare il territorio in cui intendete cacciare, siete voi che dovete sapere qual è l'intento
per ciò che fate. Siete voi che dovete sapere qual è il vostro bisogno. Siete voi che dovete sapere qual è l'obiettivo del vostro intento. Siete voi che dovete sapere osservare l'oggetto. E siete voi che dovete nascondere se voi stessi all'obiettivo che intendete colpire o al quale volete sottrarvi. Ricordo che colpire o sottrarsi è esattamente la stessa cosa, cioè dal punto di vista dell'azione del soggetto è sempre un'azione di colpire, cioè sia il sottrarsi sia colpire. Naturalmente i termini che noi usiamo in termini filosofici, noi intendiamo in termini reali, in termini materiali. Voi li potete tradurre nei termini materiali in base al vostro vissuto e in base alla situazione che state vivendo. Allora, cominciamo con la tigre, vi ricordo questa è la penultima trasmissione sul mobbing, la prossima sarà l'ultima e poi passeremo ad altro. La tigre nasconde se stessa al suo obiettivo. Nascondere se stessa al proprio obiettivo mentre si sta subendo un'azione di mobbing significa nascondere le proprie strategie per l'uscita da quanto si sta subendo e nascondere se stessi a chi sta costruendo contro di noi l'azione mobbing. Nascondere le proprie tensioni, i propri timori, le proprie paure, le proprie preferenze. Il soggetto che subisce mobbing è cacciato da chi ha organizzato la situazione di mobbing. A sua volta deve cacciare in una situazione che pretende che lui sia soltanto una preda. La capacità del cacciato di cacciare nasce soltanto dalla consapevolezza che si è individui cacciati. L'individuo ingenuo non si accorgerà di essere oggetto di caccia spietata dal circostante se non quando non avrà altra via di fuga. Al contrario, l'individuo integerrimo si accorgerà di essere oggetto cacciato quando ancora una situazione di mobbing non è stata predisposta o perfezionata. L'odore, il clima e la struttura psichica di chi lo circonda è in grado di rivelargli che egli sta per essere fiutato come individuo da distruggere. L'individuo integerrimo sa mettere in atto delle strategie per modificare questo. L'individuo integerrimo ha già messo in atto delle strategie attraverso le quali impedire o bloccare sul nascere un'azione di mobbing. Giungendo su un posto di lavoro, si può fiutare se ci sono possibilità che si mettono in essere strategie di mobbing. Se questo dovesse essere, il comportamento impeccabile e la spietatezza del soggetto nell'impeccabilità soggettiva sono elementi che bloccano sul nascere un'azione di mobbing nei suoi confronti. Mi fermo un attimo per spiegare il termine spietatezza. Quando io uso il termine spietatezza non significa che vado a bastonare o massacrare le persone, significa che la mia azione è direttamente funzionale all'intento che intendo perseguire, all'obiettivo che intendo perseguire. Ma attenzione, non è che calpesto le persone o passo sopra le persone, ma è che tutto quello che io faccio è in funzione dell'obiettivo che mi sono preposto. Cosa vuol dire questo? In un'azione di mobbing le persone devono per forza impietosirti, costringerti a occuparsi di loro, devono costringerti a farti dare la tua attenzione, cioè a piegare la tua attenzione su cose loro e su obiettivi che loro vogliono farti piegare l'attenzione. Bene, la spietatezza significa nel piantare la propria attenzione sul proprio intento e di perseguirlo. E ripeto, non significa calpestare le persone che praticano mobbing ti diranno mi stai calpestando, mi stai offendendo, stai facendo delle cose non buone, sei un vile, sei un verme, ma è soltanto per riuscire ad abbattere tutti gli scudi protettivi che hai in modo di appropriarsi della tua attenzione, di fare puntare la tua attenzione su quello che vogliono loro e poi distruggerti. La spietatezza consiste nel mantenere la propria attenzione piantata sul proprio intento. Se il mio intento è che l'orario di lavoro venga rispettato, tu mi puoi cantare dei 50 pallet di roba che sono arrivati da scaricare e te li scarichi tu. Cioè ti fai tu mezzanotte, l'una di mattina per scaricarteli e ti organizzi in maniera diversa. Abbiamo un contratto che dice che a quell'ora io stacco e io a quell'ora stacco.
Dopodiché è inutile dirmi io poverino come faccio, anch'io ho famiglia, sai, dobbiamo scaricare, dobbiamo essere tutti una grande famiglia, dobbiamo aiutarci a vicenda. No, col cazzo, io a quell'ora, quello è il mio orario, io a quell'orario stacco e tu te li scarichi il materiale. Dopodiché, dopo il pietosismo, scatta il ricatto. Ah, ma tu non volevi essere disponibile, ah, ma tu facevi questo. Attenzione, piantate l'attenzione sul vostro intento. E la spietatezza consiste nel mantenerla ferma. Non significa essere spietati con le persone, significa perseguire i propri obiettivi. Dopodiché vedrete che la terza volta che succede che arriva i pali da scaricare, non arrivano più a scaricare 5 minuti prima che si stacchi dal lavoro, arrivano la mattina presto o arrivano in orario decente. Bene, spero di aver chiarito il discorso di spietatezza. L'individuo integerrimo sa mettere in atto delle strategie per modificare questo. L'individuo integerrimo ha già messo in atto delle strategie attraverso le quali impedire o bloccare sul nascere un'azione di mobbing. Giungendo su un posto, questo l'ho già letto, allora se questo dovesse essere il comportamento impeccabile e la spietatezza del soggetto nell'impeccabilità soggettiva, sono elementi che bloccano sul nascere un'azione di mobbing nei suoi confronti, magari scattano i ricatti, ma i ricatti sono manifesti. Anche quando comunque si sviluppano tentativi di un'operazione di mobbing, queste non sono in grado di individuare gli obiettivi del suo intento e pertanto o falliscono o non sono in grado di toccare il soggetto. L'individuo integerrimo è spesso in grado di agire prima che l'azione di mobbing si organizzi. L'individuo integerrimo nasconde se stesso all'obiettivo di qualsiasi situazione mobbing. Quando si individua un'azione mobbing in corso, allora si corre ai ripari nascondendo quanto ancora non è esposto. Quanto è stato già esposto lo si nasconde seppellendolo sotto dati fuorvianti. Facciamo un esempio. Io vorrei un trasferimento perché questo mi fa comodo per questioni personali. In una situazione di mobbing quel trasferimento non mi viene concesso. Mi si obbliga a comperarlo o a supplicarlo in modo che comunque sia costretto a pagare un prezzo per averlo. Se una situazione come questa si verifica, io manifesto immediatamente 1000 ragioni perché quel trasferimento non sia proprio conveniente per me. Essere trasferito mi crea dei problemi di natura diversa. In ogni caso non mi interessa. Nello stesso tempo metto in essere delle strategie per le quali quel trasferimento può avvenire in quanto comunque sono disponibile a trasferirmi. Gioco con l'uva che non vogliono darmela, affermando che tanto è sicuramente acerba e non soddisfa il mio bisogno. Quando si fa un'operazione del genere è necessario non puntare su un obiettivo soltanto, anche se questo fosse l'unico obiettivo che ci interessa, ma giocare a tutto campo. Il non raggiungimento di un obiettivo non deve essere in grado di bloccare le mie strategie, ma devo lavorare su più fronti, per più obiettivi, in modo che l'azione di mobbing sia costretta a concentrarsi su molte situazioni e non sia in grado di stabilire quale sia la situazione che potrebbe danneggiarmi. Improvvisamente i miei desideri diventano molteplici. Improvvisamente la manifestazione della mia vita privata diventa prolissa, ricca di particolari. Improvvisamente manifesto i miei sentimenti, improvvisamente divento loquace. Quanto serve nascondere lo si può tacere sopportando la tortura, oppure lo si può coprire di una montagna di parole. Per avere un intento duro come l'acciaio è necessario essere malleabili come la creta, adattabili come l'acqua, soffiare come il vento. Davanti a una mole di dati che io getto sull'oggettività che costruisce la situazione di mobbing, questa stenta a organizzarsi. Cosa ho fatto? Ho esercitato la mia follia controllata. Chi organizza il mobbing non ha necessità di cercare dati su cui concentrare la sua azione. Glieli sto dando io, a chili, dandogli dati, i dati che voglio io, come voglio io, per quello che voglio io, indirizzo la sua azione di mobbing. La mia strategia per l'uscita dal mobbing si fonde con la sua strategia di mobbing. Non gli do una sprangata in testa, ma indirizzo la sua azione laddove è inoffensiva. Questo manifestando profonda tristezza e sofferenza,
per quanto ingiustamente sto passando per colpa di quelle malelingue dei colleghi. Manifesto la sofferenza perché quell'azienda cattiva e incapace non comprende l'importanza del mio lavoro e della mia disponibilità. Certo che quell'azienda l'ha compresa, certo che i colleghi hanno compreso il mio lavoro, per questo vogliono distruggermi con azioni di mobbing. Chissà questo dove vuole arrivare. E passiamo al numero 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. Un'altra strategia adottata dagli stregoni in quasi tutte le epoche storiche era quella di confondersi con il paesaggio. Confondersi col paesaggio non consiste nel far quello che fa ogni altra persona con cui si lavora, ma esprimere gli stessi intenti, le stesse preoccupazioni, gli stessi desideri e le stesse aspirazioni. Siamo tutti dell'Inter, eh? Solo le persone vuote sono in grado di esprimere operazioni di mobbing, in quanto solo le persone vuote possono sentirsi minacciate da chi conosce il suo lavoro o ha intenzioni e predilezioni diverse. Guai se ti trovano a leggere Kant, eh? Chissà questo cosa in mente. Così, per mascherarsi è necessario non soltanto assumere le stesse abitudini, ma parlare enfaticamente della propria squadra di calcio o dell'ultimo spettacolo spettacolare sul vestito della collega, manifestare appetiti erotici, manifestare la stessa tipologia deferente nei confronti della gerarchia, manifestare tifo per il politico scemo che va di moda e percorrere non solo il grigiore costruito nell'ambiente di lavoro, ma soprattutto il grigiore emozionale. In questo modo si diventa indistinguibili nei confronti dell'ambiente. In questo modo si è la gallina che occupa perfettamente la propria casella e nessuno dell'ambiente circostante è in grado di distinguere una gallina dall'altra se non nella perfezione dell'espletamento delle mansioni e dei comportamenti che l'appartenenza a quella casella impone. Usare l'indistinguibilità nei confronti dell'ambiente permette di effettuare delle deviazioni in quell'indistinguibilità per seguire il proprio intento senza che venga notato dall'ambiente stesso. L'ambiente individua il soggetto possibile preda di un'azione di mobbing dall'odore. Questo odore appare all'ambiente attraverso comportamenti che non sono considerati normali. Ieri ti sei letto un libro anziché guardare la partita di calcio. Cosa c'è di strano in questo? L'interlocutore scopre l'odore diverso di questo individuo, proprio perché anziché guardarsi la partita di calcio si è letto un libro. È normale guardarsi la partita di calcio, non è normale leggersi un libro. Se lui non ha guardato la partita di calcio, io che ho guardato la partita di calcio, sono escluso da ogni conversazione che lui può fare. Ma chi si crede di essere? Il fatto stesso che la pratica degli interessi porta ad escludere delle persone da ambiti di vita, di riflessione e di pensiero, si ripercuote in un ambiente che deve costringere il soggetto ad omologarsi. L'omologazione non avviene seguendo canoni di sviluppo culturale, ma seguendo canoni di distruzione culturale, dove il soggetto distrutto è colui che manifesta interessi culturali complessi e pertanto spiccata attenzione per i meccanismi della realtà che lo circonda. Chi intende diventare indistinguibile per l'ambiente deve diventare un professionista del camuffamento, dove il camuffamento consiste nel camuffare la forma apparente ma anche il proprio animo, i propri pensieri, la manifestazione del proprio ego. Mascherarsi, si corre il pericolo che la maschera si cali dentro l'intento dell'individuo. Il mascherarsi per coprire l'intento è atto dell'individuo integerrimo, dell'apprendista stregone, del cacciatore d'agguato e dello psichista. Mascherarsi per paura di essere attaccato, quando il pericolo può essere analizzato, conosciuto e reso innocuo, è attività del codardo che, mascherandosi ossequioso davanti al proprio padrone per conquistarne benevolenza con atti di complicità, millanta un mascherarsi davanti a chi gli dà del vigliacco, del cane o del portaborse. La recitazione si cala nel recitato, nel recitante, che diventa recitazione.
La differenza è data dall'intento e dall'autodisciplina. La regola, mai compiacere chi millanta mascheramento. Millantare mascheramento non è mascherarsi, ma giustificarsi. Se devi essere parte indistinguibile per l'ambiente, e per essere parte indistinguibile per l'ambiente devi fare il figlio di puttana, figlio di vacca, fai il figlio di puttana e di vacca accettando o difendendoti da chi vorrebbe farti passare da figlio di puttana per gli atti che fai nella tua attività di mascheramento. Cioè, se vuoi mascherarti da figlio di puttana, ti prendi anche del figlio di puttana. Questo essere indistinguibile per l'ambiente è un ottimo mascheramento soggettivo per sottrarsi al controllo elettronico. Il controllo elettronico avviene registrando le tracce elettroniche che un individuo lascia. Studiare le tracce elettroniche, bancomat, via card, prenotazioni, registrazione elettronica, movimenti bancari, telecamere, credo che ultimamente ci sia anche una polemica in merito, che si lasciano, e decidere quando lasciarle o quando non lasciarle. Il mascheramento consiste nel lasciare un numero sufficiente di tracce, sottraendo la traccia elettronica nell'unica occasione che serve per alimentare il proprio intento. Questo però è un discorso che inizia ad esulare dall'azione anti-mobbing di cui stiamo parlando per avventurarsi in altri campi. Essere indistinguibile per l'ambiente è una strategia operativa che si mette in essere prima di giungere su quel luogo di lavoro e prima di farsi annusare dall'ambiente. Quando l'ambiente ha iniziato un'operazione di mobbing per tentare di diventare indistinguibile, è necessario fingere la sconfitta e l'accettazione degli intenti cui puntava l'operazione di mobbing, qualora non siano troppo distruttivi. Una volta fatto questo, si possono adottare strategie di indistinguibilità soggettiva dall'ambiente. E passiamo al numero 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. Sottrarsi è attività esclusiva di chi pratica l'arte dell'agguato. Per sottrarsi significa essere propositivi, artefici dell'azione messa in atto in risposta al proprio intento. Quando si mettono in essere azioni volte al conseguimento di un obiettivo, il circostante tende ad adattarsi di conseguenza. Quando una mia azione volta al conseguimento di un risultato viene individuata e messa in relazione al risultato che mi sono prefisso di raggiungere, devo ritirarmi a meno che l'individuazione non era parte del mio progetto e il riadattamento del circostante, in base a quanto io mostravo, non è funzionale al proseguo della mia azione. Quando il circostante individua il mio intento, deducendo dalle azioni che mettono in essere, il circostante può aggregarsi alle mie azioni, favorendo il raggiungimento dell'intento, o mettere in essere delle strategie per far fronte alla variazione dell'oggettività che il raggiungimento del mio intento comporta. Qualcuno mi tirerà il collo, ma tanto se lo becano lo stesso. Guarda che è arrivato, Francesco. Fai pure, io continuo. La tigre si sottrae all'operazione della caccia d'agguato. Quando la preda la individua come predatrice e la mette in relazione all'intento di trasformare se stessa in predato. In quel momento la possibile preda mette in essere delle strategie attraverso le quali tenta di sottrarsi. Chi è soggetto ad operazioni di mobbing e individua l'intento di chi ha organizzato la strategia mobbing nei suoi confronti può mettere in essere delle strategie di risposta. Uno dei motivi di successo dell'azione di mobbing consiste nel non far sapere al predato di essere oggetto di attenzioni, di quali attenzioni si tratti e dell'intento di quelle attenzioni. Chi sta subendo delle azioni di mobbing deve mettere in essere delle strategie di risposta e deve sia da un lato sottrarsi alle attenzioni di chi mette in essere strategie di mobbing, sia iniziare delle controoperazioni in base al proprio intento, alle proprie possibilità e alle proprie predilezioni. Difficilmente chi mette in essere strategie mobbing si sottrae una volta scoperto. Chi attua delle strategie di mobbing ha una faccia di bronzo, un cuore di merda e l'attenzione dello stupratore. Chi viene individuato mentre sta costruendo operazioni di mobbing non si ritira da quello che sta facendo, ma continuerà e lo giustificherà
qualunque cosa succeda, a meno che chi subisce operazioni di mobbing non riesca ad ottenere strumenti per annullare quello che sta facendo, promozioni, trasferimenti, riconoscimenti, eccetera. O a sua volta viene messo in una situazione di non nuocere, trasferimenti, situazioni imbarazzanti per l'azienda, eccetera. Soltanto chi ha un intento che nasce da sé ha la necessità di agire sottraendosi quando le sue azioni vengono individuate per l'intento espresso. Sottrarsi significa impedire che il circostante, che il circostante costruisca delle strategie di adattamento che, anziché basarsi sulla forma che chi intende uscire da un'azione di mobbing presenta, si basino sull'intento soggettivamente espresso. Normalmente un intento puro, nel senso che è espressione dei bisogni del soggetto sottoposto a mobbing, è difficilmente immaginabile e individuabile dalle persone che mettono in essere azioni di mobbing. Costoro sono abituati a pensare merda, e uso il termine merda per dire cose schifide. Cosa significa pensare merda in questo caso? Significa proiettare se stessi sul mondo circostante e pensarlo uguale a noi, sia negli scopi che negli intenti, finendo in questo modo per giustificare i propri comportamenti scorretti, vili e viscidi, con la giustificazione secondo cui tutto il mondo è così. Mentre si pensa in questo modo, quelle persone tentano di ridurre il mondo in questa dimensione. Naturalmente una dimensione di merda, visto che il termine è pittato, è perfetto. Pertanto, solo il soggetto che mette in essere delle azioni per sottrarsi ad un accerchiamento di mobbing deve prendere in considerazione la possibilità di dover sottrarsi per salvaguardare il proprio intento e con esso i suoi punti vulnerabili dall'individuazione di chi mette in essere strategie di mobbing. E passiamo all'ultimo per oggi, che è anche lunghetto, ed è la tigre. Vediamo un attimino. Porca miseria, perché non lo trovo. Vediamo un attimo, questo non l'ho riscritto. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. Imparare la pazienza. Vi spiegherò, il termine pazienza è l'arte per imparare l'intento. Noi abbiamo delle intenzioni, ma non conosciamo l'intento. L'intento è una divinità inconoscibile ed è una divinità che attraversa tutto l'universo. Nella teogonia esiodea è Eros in pratica. E la pazienza è l'arte, è uno degli elementi, uno degli aspetti attraverso i quali noi riusciamo a compenetrare l'intento. L'intento non lo possiamo descrivere, è una divinità talmente diversa da noi che non abbiamo neanche gli strumenti fisiologici, emotivi, emozionali per comprenderla. Però la percepiamo, ne percepiamo le manifestazioni in tutto l'esistente e anche in noi stessi. Bene, la pazienza ci permette di riuscire a comprendere parte di quelle manifestazioni. Imparare la pazienza, domare il fuoco che arde dentro ogni essere umano protagonista della propria vita. Imparare a distinguere quanto le nostre azioni sono il prodotto del fuoco che arde dentro da quanto le nostre azioni sono il prodotto delle sollecitazioni esterne, cioè sono risposta a sollecitazioni esterne. Quanto le sollecitazioni esterne, facendo leva sul fuoco che arde dentro, sono in grado di condizionare la manifestazione delle tensioni dell'individuo, portandola ad agire in conformità alle sollecitazioni stesse. L'individuo agisce sì rispondendo alle sollecitazioni del fuoco che arde dentro di lui, ma quel fuoco che arde dentro di lui viene soffiato o attenuato in base a sollecitazioni che non appartengono all'individuo. L'individuo in questo caso non è più padrone di se stesso, non è più l'agente che determina le proprie azioni, ma diventa una marionetta nelle mani di chi è in grado di manipolare le sue tensioni, le sue emozioni e la sua psiche. Se io dicendo porco Dio vi faccio saltare dalla sedia, significa che ogni volta che voglio farvi saltare dalla sedia basta dire porco Dio, significa che avete un attimo di debolezza, che ho individuato una vostra debolezza, una vostra defiance. Questo succede spesso con la manipolazione dell'attenzione degli individui. Il nemico è cattivo perché uccide i bambini,
o perché fa sacrifici umani. Ne abbiamo i romani erano dei specialisti in questo. Per distruggere Cartagine hanno accusato i fenici di fare sacrifici umani di bambini a Baal. Pensa che cattivo, distruggiamoli, massacriamoli. Poi per fortuna hanno trovato i cimiteri e hanno detto no, non è vero, era una puttanata che sono inventati i romani per convincere la popolazione a fare la guerra. Oppure Giulio Cesare andava a dire che i druidi gaelici della Britannia facevano sacrifici umani di decine e decine di persone per volta bruciandole vive. No, era solo per giustificare i suoi massacri che faceva in Britannia e in Gallia, le sue attività di rapine. Cioè, questo discorso qua è... Il nemico è una cosa per manipolare l'attenzione della gente. Pensa, se è così cattivi, ma così cattivi, ma così cattivi. Chi ciappa i suoi fiori, cioè ciappa il suo futuro e distrugge il suo futuro, ma paese monaco, che cattivi. Vabbè, il nemico è... Sì. Che poi erano levatrici la maggior parte. Sì, che poi utilizzassero il gas dei bambini per fare chissà cosa, sì, sì. Cioè praticamente questo succede spesso con la manipolazione dell'attenzione degli individui. Il nemico è cattivo perché uccide i bambini, distruggiamo il nemico. La storia è piena di queste stupidaggini che manipolando la soggettività degli individui riconduce ad agire nella direzione voluta. Stupidaggini che hanno distrutto o dato un indirizzo di distruzione dei sistemi sociali facendo leva sulle persone che non avevano sufficiente disciplina o impeccabilità per gestire le sollecitazioni e il fuoco che ardeva dentro di loro. Attendere. Non attendere il Salvatore, Baffone o Godot, ma attendere il momento per scatenare l'azione in modo che questa riesca ad ottenere il massimo vantaggio con la minima fatica. Attendere il momento propizio affinché l'azione ottenga i risultati voluti, programmati o sperati. La tigre, nella sua azione di caccia, sfera l'attacco quando la preda non è in grado di mettere in essere azioni che annullino il suo attacco, almeno ci prova. Dovreste provarci tutti voi, L'attacco non deve essere sprecato. Nei limiti del possibile, ad ogni attacco deve corrispondere un risultato. L'azione deve essere, l'attacco deve essere portato. L'attacco non può attendere all'infinito. Si rischia che il soggetto non attacchi più perché è afferrato dalla paura di sbagliare. La strategia di attacco per uscire dal mobbing è fatta di molte azioni e queste devono seguire la strategia dell'intento soggettivo. A tal proposito, è necessario. Oh, guarda che bello, sta passando un gregge di pecore. Sì, sta passando coi cavalli e la strada è invasa dalle pecore. Bello. C'è ancora qualcuno che fa transumanza. Dei pecoroni, sì, in effetti. A tal proposito è necessario ricordare che gli stregoni programmano le loro operazioni di intento su un piano della percezione che è ignoto alla loro stessa ragione. Cioè, spesso se voi chiedete, anche gli asini, che belli, e spesso se voi chiedete a uno stregone o a un apprendista stregone di spiegarvi quello che vi sta facendo, lui non ve lo sa spiegare. Cioè, ricordatelo, il programmare l'azione della stregoneria o dell'apprendista stregone avviene su un piano della percezione cui la ragione non c'entra niente. Quello che io vi sto dicendo per radio da 4 anni, io me lo devo studiare, perché neanch'io lo so, cioè, tanto per essere chiari. E poi succede anche per annunciarlo, nel senso che no? Per quando uno fa una cosa non ha bisogno di dare una spiegazione, di dare un'interpretazione, ma infinite possibilità, tramite la sì, di racconti mitologici, di proporre la stessa cosa sotto 1000 aspetti. Esatto. Sì. Infatti, noi non siamo in grado di stabilire. Fa venire dentro se vuole assistere, tanto lì vedete, chiamo anche il microfono. E niente, finiamo questo qua e poi cominciamo la chiacchierata, che ormai stiamo andando verso il fine. Si modifica dal punto che nemmeno lui conosce il fine delle azioni, qual è il risultato delle strategie che ha costruito. Come può uno stregone sapere se quell'azione corrisponde alla sua strategia o meno, se non conosce o non ricorda la strategia? Partendo dalle proprie tensioni, dai propri bisogni, dalle proprie predilezioni, dai propri furori. Uno stregone si è modificato al punto tale da soggettivare l'oggettività in cui vive e pertanto tutta l'azione strategica dell'intento, proprio di quell'oggettività, passa attraverso di lui, diventando esso stesso uno strumento dell'intento.
che non sarà mai in grado di descrivere, perché l'intento è un inconoscibile. L'intento di uscire, intenzione più che intento, però l'intenzione è parte dell'intento, di uscire da un'operazione di mobbing, non può essere presa da uno stregone, in quanto costui usa operazioni di mobbing messe in essere nei suoi confronti per sollecitare le proprie trasformazioni. Però lo sforzo che un essere umano produce per organizzarsi strategicamente e uscire da una situazione di mobbing è tale da consentirgli di trasformarsi lungo la strada della stregoneria. Al contrario, le vittime di un'operazione di mobbing che non siano in grado di rinnovare la sfida su altri piani della loro esistenza riportano la sconfitta sul posto di lavoro dentro l'interezza della propria vita. Per non riportare nella propria vita una sconfitta subita da un'operazione di mobbing è sufficiente riconoscere di essere stati sconfitti in un'operazione di mobbing e prepararsi alle nuove sfide che la vita ci presenta. Attendere il momento propizio per mettere in essere l'azione voluta, imparare la pazienza, imparare a governare il fuoco della rabbia e dell'impotenza, attendere che la strategia per uscire da un'azione di mobbing cresca dentro di noi, osservare fin tanto che non si interiorizzano gli elementi che compongono l'azione di mobbing, li si fagocita e si tendono trappole per bloccarne gli effetti, con pazienza fare l'elenco delle salmerie e delle possibilità, alimentare la determinazione soggettiva e poi agire. Qualche azione andrà a vuoto, qualche azione mancherà il bersaglio, qualche azione era male programmata. Già l'azione dell'individuo soggetto al mobbing sconvolge chi organizza la calunnia. La calunnia specula sulle debolezze e sui sentimenti. Ad ogni azione che chi subisce mobbing mette in essere sconvolge chi organizza l'azione di mobbing. Come fa questo a reagire che è da solo contro tutti? Non vedi che tutti ti sputtanano? Non vedi che tutti ti considerano una merda? Eppure questo agisce. Le sue azioni falliscono, ma nel fallire lo costringono ad organizzarsi per mettere maggiormente a fuoco la sua azione. La pazienza plasma l'individuo. Lo trasforma giorno dopo giorno, costringendolo ad imparare ad ascoltare. Lo trasforma costringendolo a prendere l'ascolto e manipolarlo. Lo trasforma costringendolo ad alimentare il potere della sua memoria. La pazienza blocca l'individuo e lo trasforma, preparandolo nelle sue strategie. La pazienza è un elemento importante della disciplina con la quale il soggetto affronta il mondo. Coltivare la pazienza è l'elemento centrale di questo aspetto dell'arte dell'agguato, attendere che l'oggetto sia in difficoltà. Questo significa attendere di essere sufficientemente forti per sferrare l'attacco. La pazienza manipola l'individuo che la esercita. La pazienza sconvolge l'oggetto dell'attenzione. L'oggetto dell'attenzione, che nel nostro caso sta organizzando una strategia di mobbing, è tranquillo. La sua preda non reagisce. La non reazione della preda lo convince della sua abilità. Lo porta ad esporsi, tanto lui non reagisce. Lo convince di essere furbo, tanto lui non si accorge di nulla. Lo illude di avere in mano un numero sufficiente di elementi e non lo costringe a cercarne altri. Non arricchisce la sua azione di mobbing. La pazienza rafforza chi la esercita e illude il suo avversario. Bene, finito il capitolo, il par 12, prossima volta finiremo il discorso sul mobbing. Poi ti dirò, Francesco, chi ha capito, ha capito. Chi non ha capito, continuerà comunque a non capire. Cioè, il problema grosso è che se non si riesce a capire che la vita è una costruzione, è una strategia, è l'arte di costruire, è proprio il Dio che cresce dentro di noi, sì, le idee che ci stanno attorno, non ci possiamo fare altro. Cioè, se questo non viene compreso, noi la ci arriviamo. Infatti, mentre tu dicevi queste parole, io ho qua davanti a me un bellissimo quadro di Poussin, un autore francese del 600. E c'è... c'è un bellissimo quadro, cioè, appunto dicevo, questo è un bellissimo quadro di Poussin, che praticamente Venere presenta Enea e le sue armi, in cui c'è la scena appunto Enea disarmato e c'è Venere che gli presenta le sue armi, cioè Venere gli si fa aiuto, io ti presento, ti do le armi, però io non combatto per te, se te che devi avere la capacità militare, l'astuzia, la forza per usare queste armi,
io posso aiutarti a indicarti dove sono le armi, posso fornirti le armi, ma la guerra la devi combattere tu perché è la tua guerra. Allora, se Enea sperava di un miracolo in tipo cristiano, che Venere lo aiutasse, gli facesse vincere le guerre, le battaglie, sicuramente avrebbe fallito. Venere gli può stare vicino, gli può essere compagna, può farla stare con lui, può aiutarlo a combattere, ma deve essere lui che combatte. E se le persone sperano che arrivi il Salvatore o che arrivi il giudizio universale, che sopra una nuvoletta compaia un Dio che fa le cose per gli altri, saranno sempre fregati. Può arrivare soltanto quello che va a costruire i campi di sterminio. Sì, ma solo lui può arrivare. Beh, saranno sempre fregati. Appunto. Non saranno sempre e fregati. Poi li facciamo per gli altri, invece dopo ci vanno a finire loro, no? Cioè, sì. Si credono sempre più furbi di qualcun altro. Comunque, allora, se tu sei d'accordo, io farei una piccola così. Siccome ormai di solito quando c'è la trasmissione di giovedì succedono delle cose incredibili sui giornali. Sì, dai. Giovedì scorso è successa una cosa particolare, sì. Oggi ne è successa una migliore sui giornali. E allora parliamo oggi, giovedì 4 maggio 2000, Corriere della Sera, penso che è un quotidiano che tutti quanti conoscete, pagina 35. E un giorno in Europa ritornarono gli dèi.